Allestita presso la Rocca Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana, la mostra dal titolo Paesaggi d'animo, curata dall'appassionato d'arte Gianfranco Pinelli grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale del capoluogo garfagnino, in cui vengono esposte le opere di Salvatore Magazzini. Magazzini è pittore di fama nazionale, ha segnato l'arte contemporanea con i suoi inconfondibili paesaggi toscani e nordafricani, costruiti magistralmente con larghi passaggi orizzontali di colori che si incontrano e si scontrano, che vibrano di una luce irruenta densa di solarità mediterranee. Per il pittore l'esposizione a Castelnuovo è un gradito ritorno, lo sentiamo palesemente soddisfatto ai nostri microfoni. Questa è una mostra, la terza che fa qui in Garfagnana dopo le due che ho fatto a Barga, che diciamo è libera, perché a Barga c'era il riferimento a Pascoli, poi c'era tutti i soggetti diciamo di Barga e dei dintorni. Queste diciamo sono un po' le mie tematiche, che sono come sapete il Maghreb, i paesaggi toscani, il sud d'Italia. E quindi mi sento un po' più libero in questa mostra qui, ecco. Il vero Magazzini sinceramente si vede qui a Castelnuovo, ecco. Da dove arriva l'esigenza espressiva di raccontare questi paesaggi e questi tre territori di cui lei parlava? Di dove inizia è una domanda a cui non si può rispondere, perché l'arte ha dei sensi di inconscio e di misterioso che né l'artista e neanche i critici riescono a capire. Spesso sono congetture che i critici fanno, che il pittore magari cerca così di dare delle risposte, ma io credo che veramente nell'inconscio ci sia le motivazioni o le ragioni della pittura e dell'arte. Ecco. Ci può raccontare se lei dentro di sé ha notato, ha riscoperto dei cambiamenti da quando ha iniziato a dipingere fino agli ultimi anni? È il mio vanto quello di essere mutevole, perché una critica che fa all'arte contemporanea è che spesso è stereotipata. Cioè si vede anche colleghi non criticabili che nascano e dopo 50 anni fanno ancora le stesse cose. Ecco, questo per me è un limite grosso. Io questi cambiamenti ce l'ho avuti, ce l'ho in continuazione, se è un bene o un male non lo so, si può anche peggiorare, però il cambiamento lo vedo un fatto creativo. Ecco. Quindi cambiamento di stile, cambiamento anche nelle espressività e nelle tematiche. Il cambiamento, che l'animo di 20 anni è uno, a 50 e passa come c'ho io è un altro, e quindi anche l'arte ne risente, che poi sono cambiamenti per modo di dire, perché quella che è la struttura del pittore rimane, ecco, però insomma le sensazioni sinceramente cambiano, ecco. La consapevolezza cambia, si perde tanto, per esempio si perde l'ingenuità degli inizi di un pittore, si cerca di recuperarla. Insomma è un mix di situazioni, ecco, la pittura. L'impatto emotivo è notevole, provocato dai paesaggi rappresentati da Magazzini, dove la forza della natura fa eco alla potenza delle architetture, dando vita a composizioni di grande suggestione, nelle quali l'urgenza di esprimersi e l'immediatezza del gesto si misurano sempre con la necessità di un impianto compositivo, capace di definire le forme e di scandire il ritmo. Ed ora raccogliamo una breve riflessione sulle opere del maestro Magazzini dal critico d'arte Marco Palamidessi. Ma innanzitutto siamo in un bellissimo posto ed era un sogno per me curare una mostra di Salvatore, che è un grande amico mio. Abbiamo fatto a ottobre una mostra nella limonaia di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, la mia Lucca presso la Fondazione Banca del Monte, e adesso siamo qua nella Rocca, che era dell'Ariosto, che era un grandissimo della letteratura, e qui adesso abbiamo un grandissimo della pittura. Magazzini è il paesaggio, è la sintesi del paesaggio, è il modo di cavar fuori tramite i mezzi della pittura l'anima, ecco, del paesaggio. È un pittore diciamo di atmosfere, di luminosità, diciamo di meraviglie inaspettate. Il pittore dell'aria cromatica è il pittore
della presenza dell'uomo, ma anche dell'assenza. Non c'è miglior modo che dipingere l'uomo che manifestarne l'assenza. E al di là di questo quadro, dove vediamo che appunto ci sono questi souk nordafricani, perché appunto lui è il pittore del Mediterraneo, dove vediamo appunto la figura abbozzata, vediamo anche altri paesaggi dove l'uomo è assente, però è presente, diciamo, dalla perfezione che hanno le strutture, queste strutture semplici, queste strutture elementari, ma che danno appunto l'idea del paesaggio come, come anima dell'uomo, ecco, perché il paesaggio è dentro quando lo guardiamo con gli occhi della pittura, quando lo guardiamo con gli occhi di Salvatore Magazzini mentre dipinge. Nelle sale espositive della Rocca percorriamo un percorso di luce e di colori, di concretezza e di astrazione, di memoria e di fantasia, che ci coinvolge e ci fa riflettere. Tra i numerosi visitatori che hanno partecipato alla inaugurazione della mostra incontriamo il primo cittadino della cittadina garfagnina, Gaddo Gaddi, che dopo aver fatto gli onori di casa ci concede alcune considerazioni sulla mostra e non solo. Sindaco Gaddi, una Castelnuovo particolarmente viva in questo periodo estivo, che propone tutte le sue attrattive culturali, musicali, commerciali, gastronomiche e quant'altro. Sì, è da ieri sera che è cominciata questa 30ª edizione della Settimana del Commercio, che per 13 giorni vedrà Castelnuovo la capitale della provincia di Lucca, perché è una manifestazione che, essendo al 30° anno, riscuote un successo enorme in tutta la provincia. Un insieme di eventi, da musicali, enogastronomici, culturali, e di questo ne è esempio anche stasera l'inaugurazione di questa mostra di questo pittore Salvatore Magazzini qui nello splendido scenario della Rocca Ariostesca, a valorizzare ancora di più, diciamo così, il valore di questo pittore. Per visitare questa interessante mostra di Salvatore Magazzini bisogna recarsi alla Rocca Ariostesca, nella cittadina di Castelnuovo Garfagnana. Vi aggiorno subito sui giorni e sugli orari. Nei giorni festivi è possibile visitare la mostra la mattina dalle 10 alle 12, quindi il pomeriggio 16.30 a 19 e il serale dalle 21 alle 23. La mostra rimane aperta anche nei giorni feriali, il pomeriggio dalle 17 alle 19 e quindi il solito orario serale dalle 21 alle 23.